Allora, che bello, parlavamo prima che ho riscoperto per mia gioia, a volte c'è questa telepatia nell'aria, perché pensi ad una persona, in questo caso ad un duo, e poi te li ritrovi in radio. Io sono con i Jalis, buongiorno. 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 Io mi sento emozionato. Allora, come va? Benissimo. Benissimo, alla grande. Sicuro? Sì, sì. Vero. Avete fatto un giro per la città dei fiori che conoscete benissimo. Certo, ma l'abbiamo fatto in maniera molto rilassata, tranquilla, non come 13 anni fa che eravamo in mezzo alla frenesia totale, all'apnea continua perché correvamo da una parte all'altra come dei pazzi. Lo stiamo vivendo in maniera molto tranquilla. Distaccata proprio. Vabbè, non avete l'ansia di dover... No, della gara, della infatti. Sì, 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 no, sì, ma immagino come possono stare i nostri colleghi, veramente. C'è veramente un grande affetto. Stiamo scoprendo un grandissimo affetto da parte del pubblico, delle radio, dei giornalisti. Siamo entrati in sala stampa. Noi siamo qui come artisti a promuovere i nostri progetti, come produttori, come inviati per la televisione. Così stiamo facendo. Sono 13 anni che mancavamo, prendiamo tutto. Arriviamo come tutto. E questi 13 anni cosa avete fatto? Tante cose, tante cose, dalla famiglia. Quindi ci siamo sposati, abbiamo avuto due bambine, cioè Angelica oggi qui con noi, altri piccoli Jalis, la tribù dei Jalis, come dice Fausto Brizzi. Abbiamo fatto un film con Fausto Brizzi ex, che è uscito lo scorso anno. Abbiamo fatto dei concerti in giro, abbiamo fatto dei prodotti, abbiamo lavorato con la fondazione Rita Lei Montalcini, che poi dopo parleremo. No, non ci siamo mai fermati, diciamo che abbiamo prodotto come un'etichetta indipendente quale siamo, però con la piccola particolarità che abbiamo vinto un festival. Ecco, a proposito di etichette indipendenti, se ne fa un gran parlare in questi giorni. Sì. Molte persone, addetti ai lavori, hanno detto: mandiamo avanti le etichette indipendenti. Ma sì, perché ormai è il futuro, cioè l'etichetta indipendente è quella che crede nel prodotto, che la porta avanti, che crede nell'artista, che si fa in quattro. Noi abbiamo vinto il festival di Sanremo con un'etichetta indipendente, era la Jalis SNC degli artisti Jalis. Quindi noi eravamo artisti e Carmen Di Domenico era la nostra produttrice. E questo potrebbe presupporre un Sanremo parallelo, secondo te? Ma non so, perché sai, le major oggi hanno i fondi, hanno i soldi, hanno la possibilità di investire ancora sugli artisti, però hanno anche una gestione del prodotto come se fosse un prodotto reale. Sì. L'etichetta indipendente è diverso. L'etichetta indipendente coccola, sta vicino all'artista, e molto spesso è l'artista stesso ad essere etichetta indipendente. Oggi l'artista deve essere manager e produttore di se stesso, altrimenti diventa complicato potersi gestire. Cioè, ti pensi che la musica italiana sia un po' inflazionata? Oppure... Sia, scusa? Un po' inflazionata. Ma inflazionata, non so, non cosa, in che sai, senso? Sai, si sentono mai tanti artisti, tanti format... Qualcuno ha detto anche no. Tanti cantanti, troppi cantanti, si è un po' svalutata. Beh, non c'è rispetto sicuramente per la musica, c'è tanta roba, c'è tanta roba, c'è tanto, però c'è anche tanto genere. Credo che sia migliorata sotto certi punti di vista, perché comunque c'è la sperimentazione, non ci sono più i classici giri di do, no, melodici dove tu puoi entrare, oppure un'armonia semplice. Per poter diversificare il prodotto c'è una ricerca sull'armonia, una ricerca sulla melodia, anche nella complicazione. Non c'è più il brano che ti arriva immediatamente, anzi il brano deve essere più elaborato, più magari ha una vita sua anche radiofonicamente. Non c'è più il pezzo per Sanremo, cioè non si studia più un brano che vada a Sanremo, anche perché ormai Sanremo è soltanto una vetrina, poi c'è tutto il resto, il lancio, no? Inflazionata, non lo so se è inflazionato o meno, ma ci sono moltissimi ragazzi. Come la musica da discoteca? Ma sai, tante perché volte, passa velocemente, insomma, non fai tempo ad innamorarti della musica, anche delle canzoni, perché già subito ne subentrano altre. Io credo una cosa, scusa Sandra, oggi c'è la possibilità, molti artisti, molti ragazzi si autoproducono, investono tantissimi soldi, non più come una volta che serviva al banco Nib, bisognava fare un prodotto analogico. Oggi la possibilità, esatto, oggi con una scheda Motu, con un Mac riesci a fare veramente bellissimi lavori. E i ragazzi oggi investono sul loro lavoro e lo promuovono e lo producono laddove possono avere dei canali. Questo è importante, perché gli uffici stampa crescono col prodotto, crescono con loro stessi. È importante perché oggi bisogna far capire ai giovani, bisogna aiutare i giovani certo, ma fargli capire anche che devono diventare manager di se stessi. Insisto su questo, perché deve sapere i diritti connessi, come funziona la SIAE, come funziona i passaggi televisivi, come funziona, cosa è l'AFI, cosa è la SIAE stessa, cosa sono i diritti d'autore. Cioè, la burocrazia. E tutto questo invece viene nascosto, perché chiaramente il manager che lo gestisce
fa il suo lavoro. Il cantante non è più il cantante, canta e basta. Infatti, no, deve essere un po' più realistica la cosa. Una volta invece bisogna più sofferta, più sanguigna. E quindi anche perché così ti se dovessi trovarti di fronte a una difficoltà, non cadi dalle nuvole, insomma. Anche perché come tanti capita, che magari un giorno sei alle stelle, il giorno dopo sei alle stalle, non sai più da che parte andare, a chi rivolgerti, di chi fidarti. E a volte si dice meglio soli che mal accompagnati. Chi fa da sé fa per tre, penso siano le cose più giuste, insomma. Bisogna comunque strizzare un occhio anche a ciò che sta al di fuori del proprio lavoro. Cioè, io canto, ok, però vedo anche quello che succede intorno a me, non bisogna essere sprovveduti. È importantissimo. Allora, vedo che siete molto radiofonici, strong. E adesso il prossimo brano. Dai, ascoltiamo una canzone di un gruppo, di un duo che dove sta? Guarda qua. Oddio, madone, sante, non ci posso credere. Fiumi di parole e giallisse. Di carote. Okay. Un grosso saluto a tutti gli ascoltatori di Radio DJ Club, Studio 54 da giallisse. Ciao a tutti, a sentirci. No, gli spottini. Sentito. Signore. Eravamo piangi già ancora, allora. piangi, fammi dare la mia voce. Voce. No, era la mia. Allora, eccoli qua, giallisse, e poi parliamo anche di discorsi interessanti. Ascoltiamo. Assolutamente. Vi ascolto. Mi aspetto mille scuse. Come sempre da te, sei un fiume di parole dove anneghi anche me. Che bravo che sei, ma questo linguaggio da talk show cosa c'entra con noi? Anche a microfono spento sono veramente dei vulcani di idee. Bravo Alessandro, di... sei. Aspetta che? Vai. Ma che effetto vi fa sentire questa canzone? È un tonfo. Un tonfo al corazon, cioè proprio un... No, guarda, noi la cantiamo da 13 anni e credimi, ogni volta cantarla è sempre una grande emozione, perché comunque ti ricordi quello che ti è successo su quel palco. Quel palco è talmente magico, è stregato quasi. Stregato. Anche ieri ci siamo esibiti lì alla Casa Sanremo e avevo ancora una volta, per l'ennesima volta, la salivazione a zero e il cuore che batteva, quindi... Non, quando fai questo mestiere per forza ti devi emozionare, perché deve esserci emozione, altrimenti è inutile che lo fai. E poi sapere che Fiumi di Parole sta girando il mondo, ci sono state delle... noi abbiamo fatto l'Eurofest, siamo arrivati quarti, abbiamo avuto dei rapporti con l'Eurofestival e con i fans delle Ogae completi e continui, anzi adesso andremo a Oslo tra l'altro a maggio e andiamo a proporre ancora la nostra musica e incontrare i nostri amici fan club. E quindi sapere che questo brano in spagnolo è all'interno del film Ex di Fausto Brizzi, sta arrivando anche in Australia. È un'altra cosa che diremo tra pochissimo, perché è una cosa molto bella. Nel frattempo sì, io vi omaggio di tante cose. Allora, innanzitutto questo è il nostro l'accetto identificativo di Studio 54 Network. Grazie, grazie. Dopodiché, dicevo prima, noi abbiamo delle aziende che ci accompagnano in questa manifestazione. Uno è un'azienda... Io vi consiglio di assaggiare questo olio. Wow, noi siamo... Capirai. Olearia San Giorgio. Capirai, ci inviti a nozze. Calabrese. Acidità zero, vinto un sacco di premi. Fantastico. Perché ve ne accorgerete. Chiama la cucina. Okay. Olio extra. Noi ci piace cucinare. Lo quindi... do a lui questo. Ma cucino. Grazie. Io però, Sì, lui sì, poi lui fa le bruschette, le semmai. Bruschette. Ok, invece, a te io regalo questo dono Boccadoro Made in Italy. Boccadamo, scusami. Gioielliere Parrotta in Calabria, Locri Siderno. Swarovski originali argento. Grazie, mamma mia. Guarda, che se bello. Lo vuoi anche apri. Direi, aspetta un attimo, appoggio, ti è duro qua? Tieni qua, io apro, ecco, scarto, perché... Angelica, mi vuoi aiutare? Facciamo sì, ti pare a te che non ti aiuta la bimba? Vero amore? Ecco che apre, l'accetto. Apri. Curato anche nella... Sì, è proprio... Sì, cioè, è chiuso proprio dentro, è preziosissimo. Non vai, metti niente, la mano. Angelica? Vai, tira Angelica, fuori. Angelica, c'è piccolo, c'è la sorpresa. Facci vedere. Ecco, tira fuori, Angelica. Cos'è? Vai. Come funziona? Ti ha mozzicato, ti ha morso. Ecco qui che cos'è? Wow. Che bello, ragazzi. Che bello. Grazie, ma bellissimo, grazie, un braccialetto stupendo. Grazie di sponsor. Grazie veramente. Allora, detto questo, invece parlavamo di quella bellissima iniziativa che riguarda i giovani, riguarda sì, la musica, perché secondo me promuovere iniziative del genere, queste forme di laboratorio sono cose molto interessanti.